legato a lui, ebbe a dire: voi siete i recuperanti della memoria. Ad uno storico come Lorenzo Baratter, presidente del Museo di San Michele, penso che questo sia un buon aggancio. Sì, grazie. Innanzitutto porto il mio saluto alle autorità presenti. Permettetemi anche di ringraziare le nostre operatrici della didattica che sono qui presenti, persone straordinarie, abbiamo un settore che sta crescendo, importante. Voglio testimoniare la presenza di numerose scuole al Museo degli Usi e Costumi, credo che sia una cosa molto bella, importante vedere questi bambini proiettati già nella modernità, che però riscoprono le radici della civiltà contadina da cui proveniamo, i mestieri, gli usi, i costumi, i sacrifici, oltre naturalmente anche l'ingegno e la manualità delle nostre genti in passato. Quindi credo che anche qui molte scuole possano provare a capire, a intuire qual è la civiltà, il mondo dal quale arriviamo e grazie anche al quale credo oggi abbiamo potuto ottenere un certo benessere. Mi permetto di rinnovare l'invito a tutti voi, ai trentini, ma anche ai numerosi visitatori che arriveranno dall'esterno, per venire al Museo di San Michele e visitare le nostre 43 sale che custodiscono una parte veramente preziosa della storia e dell'identità della nostra terra trentina. Grazie. Grazie Presidente. Ecco, in attesa del Muse, anche il Museo delle Scienze fa le prove.